Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Will Marche. Oggi si inaugura una panchina rossa proprio davanti alla sede della Will a San Benedetto. Qual è il valore simbolico di questa iniziativa? Ma la panchina rossa ormai è un simbolo riconosciuto della lotta alla violenza contro le donne. Mai come in questo momento, sia per i recenti fatti di cronaca, ma sia anche perché noi nelle Marche in meno di un anno abbiamo avuto 5 femminicidi. È il momento di fare un grande cambio culturale, perché è un problema molto grande, è un problema che non riguarda le donne, ma è un problema che riguarda tutto il mondo civile, è un problema che riguarda i rapporti tra le persone, la necessità di rispetto e di ricostruire un percorso, senza un'educazione sentimentale. Quindi da una parte abbiamo necessità di avere più risorse per quello che riguarda il reddito, ad esempio, di libertà, che è quello che viene dato alle donne nel momento in cui denunciano una violenza e sono in difficoltà economiche, più risorse per quello che riguarda i centri antiviolenza, perché sono quei luoghi di rifugio per le donne che devono uscire di casa, più lavoro di qualità alle donne, perché il lavoro diventa un momento di emancipazione, di possibilità di vedere la vita da maniera diversa, e quindi questi sono elementi strutturali, così come è importante che ci sia anche formazione e un percorso importante per gli operatori della sicurezza, come gli operatori dei pronti soccorsi, che sono quelli che impattano prima di tutti con le donne vittime di violenza. Dall'altra parte però dobbiamo costruire una società che sia una società che abbia rispetto per le persone e sia una società che abbia un'educazione sentimentale importante.